civica La città cambia con Lorenzo Metodio, il sindaco per Summa. Vi leggerò la lettera di un cittadino sommese, precisamente l'autore delle foto qui presenti, Antonio Angri. Mi chiamo Antonio Angri, abito nel quartiere di Rione Triste, frazione di Somma Vesuviana, e sono l'autore di alcune delle foto che Lorenzo Metodio ha voluto esporre in occasione della Domenica dell'Ambiente. Sono solo l'ultimo dei tanti cittadini di quella zona che da anni denunciano lo stato deplorevole e di emergenza igienico-sanitaria che affligge l'alveo di Rione Trieste, via Pigno, via Bianchetto, via Malatesta, via Monacello e via Santa Maria delle Grazie a Tagliente, ossia i luoghi dove sono nato e cresciuto. L'alveo di Rione Trieste e le campagne circostanti sono ormai una discarica a cielo aperto che conta qualche decennio di accumulo di rifiuti. L'ultima volta che lo hanno pulito ero, se non ricordo male, adolescente. L'anno prossimo compierò ben 40 anni. Osservando i rifiuti ho notato che oltre ai cittadini animali e i loro rifiuti solidi urbani, anche parecchi imprenditori sversano senza controllo. A loro si aggiungono alcuni proprietari terrieri che, per un compenso da miserabili, hanno convertito la loro fertile campagna in un inceneritore improvvisato ed ormai inquinato per sempre. Vi si trova di tutto, dalle macerie prodotte dalle ristrutturazioni delle case, ai giocattoli che bambini capricciosi non vogliono più. Ci sono dei bidoni che non ho il coraggio di aprire, vasche da bagno, mobili e rifiuti speciali che andrebbero smaltiti altrove. Sapeste che puzza d'estate, a cui si aggiunge l'annoso problema idrico che ci ha costretti a fornirci di serbatoi, come se abitassimo in una zona del terzo mondo. A Somma Vesuviana puliscono solamente il centro, mentre nei quartieri periferici nemmeno spazzano le strade. Figuriamoci le montagne di rifiuti accatastati là da anni. Io ho persino vergogna di portare in visita i miei amici di fuori paese. Tutto ciò è un monumento alla vergogna nostra, di chi li sversa e degli amministratori, a cui tutto ciò non interessa, se non per tornaconto elettorale. Se i voti forse fanno qualcosa, o altrimenti siamo lasciati con lo schifo fuori la porta. In queste condizioni sono inutili i soliti discorsi demagogici sullo sviluppo dell'agricoltura, del turismo, eccetera. Con tutta questa spazzatura siamo impresentabili e nessuno crederebbe alla genuinità dei prodotti sommisi. Io stesso ho paura di mangiare la frutta di certe campagne. Ora vivo in una città del nord dove sono residente, in cui hanno avuto lo stesso problema, ma là è stato risolto in soli 6 mesi ed alla fine il comune ci ha guadagnato pure qualcosa. Ricordo la bellezza unica al mondo delle fertili terre intorno al Monte Somma, bellezza che i bambini e i giovani di oggi non conoscono. Io all'epoca ci giocavo in quelle campagne, adesso invece i bambini scappano. Desidero per loro che un giorno non saranno umiliati e derisi per tutto ciò. Grazie, Antonio Angri. Io sono Filomena Esposito Abate e ho 18 anni. Io sono alla mia prima esperienza politica e posso dire che è stata un'esperienza fantastica, soprattutto perché non mi pento della scelta che ho fatto. Ho appoggiato Lorenzo fin dall'inizio, innanzitutto perché mi sono resa conto che attorno a me c'erano persone sincere, oneste e con tanta voglia di fare, e soprattutto intelligenti e preparati culturalmente. Io mi sono candidata perché io non mi sento cittadina nel mio paese, perché non è giusto che io gioco a basket e debba spostarmi a Marigliano per andare a giocare a basket, non è giusto che le mie cugine debbano andare a Brusciano per andare in piscina, e non è nemmeno giusto che io, che amo tanto le tradizioni sommesi, debba salire sul Ciglio e ritrovare tantissima spazzatura dall'inizio fino alla fine. Non è giusto che i ragazzi delle Gavete si sono spaccati la schiena per pulire la discarica che era stata fatta laggiù, non è giusto, l'hanno fatto a loro spese, e il comune non gli ha dato nemmeno una mano, sono andati solamente dopo, quando tutto è stato fatto, tutto era pulito, a dire bravi, complimenti, ma complimenti cosa? E prima dove stavate? Noi no, invece noi ci siamo sempre stati e ci saremo dall'inizio fino alla fine. Io faccio un appello non al voto, ma alla fiducia. Dovete avere fiducia in noi, non dite che siamo giovani e non abbiamo esperienza, perché non è vero, perché l'esperienza è una cosa che cresce man mano. Noi abbiamo
tanta voglia di fare, abbiamo tante idee, siamo soprattutto onesti. L'onestà è la cosa principale in politica e penso che noi rispecchiamo del tutto questi aspetti. Diciamo che in questi giorni voi non votate la famiglia, il parente solamente perché vi è vicino e dovete dare il voto. A me dà fastidio questa cosa che quando io chiedo il voto a qualcuno mi dica no, mi dispiace, io ho il parente a casa, non ti posso votare. Ma perché? Se lui non rispecchia le tue idee, perché dovete votare il parente e non votare noi? Ma perché? Non è giusto, non è giusto. Per cui io faccio l'appello al voto e alla vostra fiducia soprattutto. Insieme non si va da nessuna parte, cioè da soli, scusate, non si va da nessuna parte. Si dice che una voce da sola si sente poco, ma tante voci insieme fanno un coro, per cui appoggiateci. Il 26 e il 27 votate La Città Cambia, Movimento Bene Comuni e Lorenzo Metodio, sindaco per Somma. Grazie, scusate l'emozione, grazie. No. Il nostro gruppo cura le tradizioni dell'Alto e Basso Nolano Vesuviano. Il nostro interesse però con gli anni si è amplificato attraverso scambi culturali con le altre regioni italiane, quali la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Tant'è che la nostra performance prevede pizziche, tarantelle del Gargano, montemaranese, spaccapaese e varie tarantelle calabresi. Ovviamente questo nostro patrimonio continueremo ad arricchirlo con nuove esperienze e altri scambi culturali e con lo studio di queste tradizioni. Io non me lo ricordo più! Il nostro gruppo cura le tradizioni popolari dell'Alto e Basso Nolano Vesuviano. Il nostro patrimonio però viene arricchito attraverso scambi culturali con altre regioni italiane quali la Basilicata, la Puglia, la Calabria e la Sicilia, tant'è che le nostre performance prevedono pizziche, tarantelle del Gargano, montemaranese, spaccapaese e varie tarantelle calabresi. Ovviamente con gli anni noi cercheremo di arricchire sempre più queste nostre tradizioni attraverso lo studio di queste culture e attraverso nuovi scambi culturali e nuove esperienze. Questo patrimonio che è stato a me trasmesso da mio nonno lo trasmetto a mia volta a tutti i ragazzi e a tutti i bambini che vengono ad imparare alla nostra scuola, di cui sono molto orgogliosa, soprattutto quando le vedo ballare, quando le applaudono e so che sono stata io a trasmettere a loro questo il ballo, il canto, e vederle ballare, sorridere, gioire al suono della tamburra mi fa davvero gioire, rallegrare e essere orgogliosa di loro. Grazie. Salve, sono Filomena Esposito Abate, rappresento la Città Cambia, le Cambiente Somma e l'Associazione Culturale Zi Riccardo delle Donne della Tamburra. Abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa di Legambiente intitolata Puliamo il Mondo per ripulire questo magnifico luogo del tutto denaturalizzato e per sensibilizzare la popolazione e per invitarla ad amare questo scenario meraviglioso che è la nostra montagna di Somma. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, le associazioni, qualche consigliere del comune di Somma e le associazioni e i vari cittadini che hanno partecipato. Vorrei però dire una cosa, sono rimasta delusa per la scarsa partecipazione a questa iniziativa, perché sembravano tutti entusiasti di partecipare, e tant'è che abbiamo ordinato kit per 200-300 persone, ma in realtà siamo scarsa una cinquantina di persone, per cui vorrei che la prossima volta ci sia più partecipazione e soprattutto sensibilizzazione, perché spesso ci lamentiamo ma non facciamo mai i fatti. Nel momento in cui cominciamo a farli, poi nessuno si presenta. Grazie.
La rosa mezzo l'ante, a mezzo l'ante, a vestire la rosa.